sembra alzato troppo lungo però, eh. No. Good. Magari c'è qualcosa qui dietro. Eh sì, eh sì. Ci sono le famose pietre che vanno messe laggiù. Qui dentro per favore. Ah. Che ce ne devo mettere due, stavolta. Ma che per caso ce ne vanno due, eh? Così, giusto per non ritornarci. No, non me ne fa prendere. Mirko Sterchi, no? Ok. What the? Incredible power. The arm of power. Ok. Niente. C'è che basta. Comunque questo gioco era iniziato tanto bene. Sta finendo veramente molto male, se speriamo che finisca, insomma, se può continuare tutti i livelli a fare le stesse cose all'infinito. Tu dici niente, nada. Quindi ora c'è l'aura verde, quindi possiamo interagire col portale. Vediamo un po'. Trovare la combinazione esatta. Allora, il primo non è quello, il primo non è questo. Allora, uno, due, tre. Ok. And here we go again. Ne verremo mai a capo? She will keep going. Kindness in her voice. The way she used to smile. I can't give up. Cratere, ancora.
Questo gioco doveva essere finito da un pezzo, sinceramente. Spero che il finale sia adeguato o buono, perché corre male, comunque. Corre male, oddio. Oh, una casa. Dove siamo? Perché scappi? C'è una casa sul cratere? Oh. Che è successo? Ti devo prendere in braccio? No. Allora, laggiù c'è una luce. Andiamo a controllare prima qui. Let's investigate further. What is this? Test del soggetto ecologico del nostro fuoco verde, quell'energia, quel fascio di luce verde, insomma, è stato velenoso, insomma, non buono alla vita di questo pianeta. Le piante infatti hanno cessato di vivere rapidamente. Abbiamo teorizzato fonte primaria di cibo per tutta la vita di questo pianeta. Sfortunatamente per la nostra civilizzazione qui, ok, quindi diminuisce anche l'ossigeno. Umani e piante muoiono, giustamente, senza ossigeno. Una delle nostre assistenti, Aelita, faceva il giardino. Volevamo scoprire il suo segreto, ma era stranamente sulla difensiva. Apparentemente suo figlio è morto primo stage dell'ossigeno, così lei ha incominciato a non essere collaborativa e non ha condiviso con noi i segreti. Che quando vennero i soldati, praticamente Aelita fece come per proteggere le sue piante. È lei, Aelita è stata presa dai soldati, ovviamente è stata imprigionata e forzata a subire terribili esperimenti. L'hanno alterata geneticamente iniettandole una forte quantità, insomma abbondanza di DNA nativo nel suo corpo. I suoi occhi sono diventati di un verde brillante, i suoi polmoni sono riempiti di CO2, ma è stato un successo. I suoi passi marchiano il terreno con piccole forme di vita, ok? Infatti era quelli che seguivamo, che è tutto il pianeta, mentre la superficie dove lei cammina risponde al suo tocco. Non aspetto che Aelita ci perdoni, ma lei è l'unica speranza di ripristinare il bilanciamento della vita in questo mondo. Senza Aelita questo pianeta rimarrà in decadenza per il resto del tempo. Pensa a te, hanno fatto gli esperimenti. Esperimenti di Madre Russia. Povera. C'hai i polmoni pieni di CO2. Quello è un faro, però, non è un oggetto. C'è un cavo. Ci si potrà attaccare? No, ma non lo posso fare. Come faccio? È normale che non mi va più avanti. C'è un interruttore che fa venire giù quella carrucola. Forse ci si arriva da una strada.